Sei un porcello! Ma no, no, tesoro, non ti posso dire queste cose. Sono pochi secondi dalla diretta, no, no. Ma che dildo? Ma no, dai, ma che... Ma poi a che ti serve il dildo con quella sbranga di 3,5 kg che ti ritrovi? Senti, adesso manca poco, ti chiamo dopo, porcellone, ciao, ciao. Chi masca il soncello, ragazzi? Allora, fatemi operare. Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio con osso di pollo nel macinino da caffè e mi ha rivelato la parola fatata che ora vi dirò. E la 5 fatata. secondi alla diretta, 4, 3, 2, 1, vai! Buonasera ragazzi, dalla vostra zia Vale, come sempre pronta a rispondere a ogni domanda, a ogni richiesta, ecco, a sapere tutto ciò che riguarda la vostra sfera sentimentale, amorosa, sessuale. Prego la regia di mandarmi la prima telefonata. Pronto? Chi è? Ciao, sono Marco. Guarda, io ho chiamato perché ho dei problemi con la mia ex ragazza. Sì, eh? E Sì. come si chiama la tua ex ragazza? Vale. Ma guarda la casualità, vale, Sì, guarda, io ho problemi perché noi siamo stati insieme, io la amo tantissimo e la cerco ancora, voglio stare ancora con lei, ma lei non mi vuole più. qual è la domanda che vuoi fare alle carte, Ecco, cara? io vorrei sapere se posso riuscire finalmente a tornare con lei. Vabbè, adesso vediamo, facciamo la domanda diretta, se la regia mi dà le carte, gli mortacci vostri. Ah, ecco le carte. Allora, quindi la domanda che tu vuoi fare a questa ragazza, nello specifico, qual è? Sì, volevo dirle che la amo tantissimo, non ho mai smesso di amarla e poi volevo sapere se riuscirà finalmente a tornare insieme a me. Ma t'attacchi a... No, vabbè, adesso lo chiederemo alle carte. Senti, caro, ma mi sembra che abbia tutta l'aria di una storia che si trascina da tempo, perché io riconosco già dalla Ma voce, sì, lei no? mi dice che non mi vuole più, ma io non ci credo perché sono convinto che lei. Ma chi cazzo? Ma se ti dice che non ti vuole più, tesoro, perché insisti? Io non lo chiederei neanche alle carte. Allora, dunque. Allora, le carte mi hanno appena risposto. Vuoi sapere che cosa mi hanno detto, caro? No. E io te lo dico lo stesso. Sì. Allora, le carte mi hanno detto che tu sei una persona frustrata, molto invadente, possessiva. Poi mi dicono che, insomma, sessualmente non sei proprio ben dotato, anzi, diciamocelo francamente, mi dicono proprio che ce l'hai piccolo, che duri pochissimo, ogni tanto hai dei moscioni. Ecco, e quindi che te devi levare dai coglioni. Hai capito cosa hanno detto le carte? Sì, ho Ecco, quindi capito. adesso cosa farai? Mi tolgo dai. Dal cazzo, ti devi togliere dal cazzo, hai capito? Te ne devi andare a fanculo, oh, hai capito? Chiudete la telefonata per cortesia, regia? Mi chiudete la Ma io telefonata? ti amo. Torna con me, ti Ha prego, vai. invaso anche la diretta televisiva, veramente io sono senza parole, sono allibita. Regia, mi chiudete la Vale, farò telefonata? qualsiasi cosa per te, ti prego, C'è ti qualcuno alla amo, Vale, ti regia? amo, ti amo. Pubblicità. Questo pezzo di merda. Allora. Sì, salve, parlo col signor Pantera? Ecco, signor Pantera, sono zia Vale. Sì, ci siamo già sentiti telefonicamente tramite il Braciola. Volevo sapere se appunto lei col signor Braciola siete disponibili a fare quel lavoretto che vi ho detto. Sì, pagato, profumato, ovviamente, la cifra che abbiamo già stabilito, insomma, ricordiamoci che siamo al telefono e di queste cose non si può parlare. Sì. Sì, il pagamento è quello, va bene? Come quello non basta. Cosa volete? Ah, dovrei farvi? Va bene, non è un problema. Sì, però solo al lavoro eseguito, eh? Ok? Sì, sono molto brava in queste cose. Sì. Ok, va bene, allora pagamento più boccali. Vabbè, insomma, non mi fate ripetere per telefono. Allora, ragazzi, ci sentiamo, eh? Sì,
Sì, le indicazioni precise gliele dà il Braciola. 5 secondi alla diretta! Ecco, arrivederci, arrivederci. 4, 3, 2, 1. Buonasera a tutti ragazzi, ancora una vostra dalla vostra zia Vale, che vi aspetta, insomma, come sempre, per rispondere a tutte le vostre domande. Prego la regia di mandarmi la prossima chiamata.